rappresenta una bellissima cosa, perché è bello quando le masserie si riuniscono e faremo una grande cosa anche per valorizzare la nostra Puglia. Oggi si parla di masserie didattiche, facciamo veri e propri laboratori per le scuole, per i bambini, per i disabili. E quindi è anche un modo per tramandare la nostra storia, la storia delle nostre tradizioni. Noi siamo stata la 92esima masseria didattica ed è un mondo un pochettino che ci sta accomunando e appassionando, perché stiamo portando un pochettino a conoscenza delle nuove generazioni I saperi e anche i sapori antichi. È un appuntamento fondamentale per le masserie didattiche, è la 100ª masseria che ha questo riconoscimento. Ne siamo orgogliosi tutti quanti quelli della rete, tutte le associazioni che ne fanno parte di questa regione, perché è una scommessa di una regione, ma è una scommessa delle aziende. Your Stalin had a farm where the workers worked and toiled. Hitler had to do a bunk when his plans were finally foiled. Roosevelt, he made a bomb and he kept a few to spare. He didn't trust his allies and he told us all beware. Well, the war was hardly over when the next one came to boil, as the disunited nations came to fight over the spoils. Dal 2008 che è iniziato questo percorso con l'adozione della legge di riconoscimento e quindi la prima masseria amicizia, ad oggi la 100ª, quindi una tappa importante, fondamentale, ed è per questo che abbiamo voluto festeggiarla, che poi appunto è la festa della 100ª, ma è la festa della rete delle masserie didattiche. È un risultato importante che la Puglia ha voluto mettere in campo questo governo regionale, perché la masseria didattica lo riteniamo un elemento importante e fondamentale per valorizzare le risorse, ma soprattutto anche per rinascere attività e soprattutto tradizioni che probabilmente sono state dimenticate. Quindi è stata una lungimiranza, devo dire, che sta premiando. Adesso alle masserie didattiche abbiamo deciso che nei prossimi giorni consegneremo in giunta anche questa nuova iniziativa che è il Bosco Didattico, che mi sembra che sia un'altra azione che si inserisce moltissimo con il sistema delle masserie. Per me è stata una grande sorpresa, perché non sapevo di essere alla 100ª masseria didattica. È una cosa che mi sta affascinando molto, che ho preso con un grande entusiasmo con mia figlia Claudia. È un'azienda che dispone di tante attività che può fare, e quindi facciamo tanti progetti, tante cose e tanti laboratori. È una cosa bellissima, perché raccontare ai bambini, vedi che sono più entusiasmati gli adulti che i bambini, cioè le mamme e i papà, perché magari le mamme e i papà dei bambini di adesso sono giovani e del mondo agricolo non ne sanno niente. Allora quando noi gli diciamo alcune cose, gli sembrano favole, ma sono storie vere. Questo
questo è un percorso che noi abbiamo iniziato molti anni fa, circa una quindicina di anni fa, e dopo un percorso che abbiamo fatto, diciamo, quasi da soli, poi in questo momento siamo arrivati alla 100ª masseria, che è un bel traguardo, insomma, per la Puglia, aiutati anche, voglio dire, dalle istituzioni in questo senso.